Amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento editoriale di Carpo Online. 23 di settembre, alcuni argomenti di cui trattare, su cui fare alcune riflessioni. Il primo è WordCarp Classic. Abbiamo pubblicato su Carpo Online le posizioni estremamente critiche da parte di alcuni dei partecipanti, critiche nei confronti dell'organizzazione di taluni accadimenti che si dovrebbero, potrebbero essere supposto che siano successi durante la manifestazione, così come altrettanto abbiamo pubblicato una lunga intervista che ci ha concesso Emiliano Gabrielli, che è il rappresentante italiano in questa manifestazione, in cui punto per punto sono state spiegate le ragioni. Che però non ha intenzione di schierarsi né da una parte né dall'altra, è un contenitore libero, non mi interessa sapere o scoprire chi è responsabile. Certamente è stata mossa una critica molto forte, a cui è stata data una risposta altrettanto chiara, e di conseguenza ognuno tragga le proprie conclusioni. Ringrazio tutti quanti, comunque, sia Luciani, Zanchin che Gabrielli, per aver appuntato la loro attenzione e aver dedicato la loro attenzione alla nostra testata come sistema, mezzo per poter diffondere critiche, risposte alle critiche e opinioni. E l'obiettivo chiaramente è quello di andare verso una nuova edizione l'anno prossimo con meno polemiche, con più passione e lo stesso entusiasmo che ho potuto personalmente verificare. Detto questo, Lago del Turano, poche ore fa, da parte di un simpaticissimo appassionato, uno di quelli veramente che butta il cuore oltre l'ostacolo, mi sono arrivate delle fotografie. Ve le mostro, non le commento, sono in rapida sequenza. Che dire di questa immagine? Si tratta di una serie di opere di scavo ordinate da uno dei sindaci dei comuni rivieraschi per impedire l'accesso delle automobili, delle autovetture alle sponde del lago. Si commentano da sole: se questa è la soluzione che abbiamo trovato per salvare e proteggere il Turano dall'invasione di stranieri che, in barba alle nostre leggi, invadono le nostre sponde, facendo praticamente ciò che vogliono, seccando gli alberi, pescando in modo illegale, sporcando, deturpando, siamo lontanissimi dall'essere un paese civile. La risposta è data dai controlli, la risposta è data da una serie di normative che devono essere fatte rispettare, non certamente scavando delle trincee. Ora non le ho viste personalmente, naturalmente mi sto affidando a un commento di fotografie che vedo. Sta di fatto che mentre stiamo parlando, ci sono degli stranieri che sono bellamente posizionati con le loro automobili dietro le loro tende, in barba a qualsiasi regola, mentre colui e tanti altri italiani che hanno prodotto queste immagini hanno le loro macchine ben distanti, si sono dovuti sobbarcare i loro spostamenti e, nel pieno rispetto delle regole, stanno utilizzando il Turano esattamente come deve essere utilizzato. E non vado oltre per non apparire eccessivamente polemico. Da questo passiamo a Lago Gatti. Lago Gatti, provincia di Terni. Io voglio ringraziare personalmente il presidente della sezione provinciale della FIPSAS, Walter Chiari, che ho incontrato personalmente qualche giorno fa, per la grandissima disponibilità che ci ha offerto, aprendo questo lago molto bello, molto interessante, molto comodo, aperto anche ai disabili, con dei progetti molto importanti di cui si andrà sicuramente a parlare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. A tutti noi appassionati di carfishing, in possesso di una tessera federale, naturalmente come previsto. Ho apprezzato molto l'eleganza e l'intelligenza con cui mi ha spiegato le ragioni che lo portano a scoprire il carfishing, e sono certo che questo del Lago Gatti sarà il primo dei tanti passi che vogliamo fare. Pietrafitta sarà uno dei prossimi. Laddove ci sono delle resistenze fortissime, inspiegabili, non certo da parte della FIPSAS nazionale, ma dalla sezione provinciale, da personaggi all'interno della sezione provinciale che evidentemente hanno una gestione non propriamente moderna, forse non hanno un'idea molto chiara di come dovrebbero gestire questo lago. Benissimo, cercheremo di portare loro i maggiori suggerimenti possibili, far modo che il lago di Pietrafitta, straordinario nelle sue potenzialità, con un futuro luminoso sicuramente davanti, possa diventare veramente la casa dei carpisti italiani. Detto questo, vi ringrazio per i numeri straordinari che ci state offrendo. Vi annuncio che, assieme ad altri amici a cui le tematiche ambientaliste sono particolarmente a cuore, abbiamo intenzione di aprire all'interno del Carpo Online una finestra particolare, un contenitore in cui tratteremo direttamente tutto ciò che riguarda l'ambiente e il bracconaggio.
il maltrattamento delle nostre acque e le immani sciocchezze che spesso vengono combinate da amministrazioni veramente poco sensibili a quel meraviglioso regalo, dono che abbiamo a disposizione e che invece stiamo disintegrando gradualmente, anche e soprattutto per incuria nostra e incapacità di controllo. Detto questo, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui ovviamente su Carpo Online. Ciao!